Francesco Paniconi, intanto non hai vinto purtroppo, no? Sei arrivato terzo? Sono arrivato terzo in Modelman, e primo in HP più 175 cm e terzo in HP assoluti. Ecco, ma sei soddisfatto? Sì, molto. Sono pochi mesi che mi alleno e arrivare già a questi livelli, manifestazioni, è già per me importante. No, perché questa poi è una gara che serve anche come selezione per Mister Universo, esatto, giusto? Sì, i primi classificati facendo tutti slam, io purtroppo non ho potuto per problemi di lavoro, prendendo dei punti, poi arrivare a Mister Universo a Dubai. E tu non parteciperai, quindi? Sicuramente no. Purtroppo. No, va bene, ma invece ti chiedo come si fa a fare un fisico come questo che c'hai tu. Così o come gli altri, sì, che sono ancora meglio. Tanto allenamento, molti sacrifici, soprattutto nel mangiare. La dieta è importantissima, possiamo dire anche il 70% del fisico. E per esempio che mangi quindi tu? Allora, dipende dalla pre-gara oppure durante massa oppure... Si mangia durante la massa, si mangia molto pollo, molta carne, molti carboidrati, si fanno molti esercizi in palestra. Poi durante la fase pre-gara si eliminano i carboidrati, si aumentano le proteine, il lavoro in palestra è molto più veloce, molto più snello, comunque con pesi molto alti, però tutto molto cardio, quindi è soprattutto molto importante andare a correre, fare sedute. Io faccio anche pugilato nella palestra per tenermi così, e bicicletta, comunque cardio. Ah, quindi voglio dire, quindi in palestra tu fai bicicletta? Sì, sì, bicicletta, anche in palestra, pugilato, anche fuori, sì, sì, per fare cardio. E corri? E corro, sì, sì. Minimo una mezz'oretta. De cardio in pre-gara si fa almeno 2 settimane, 3 settimane prima, si inizia con un'alimentazione molto più ridotta, si mangia molte volte al giorno, però sempre molto magro, tutto magro. Quindi yogurt magro, i dolci non se ne parla, pizza che a me piace molto, niente, non se ne parla, latticini. Niente. Ma mai? Mai. Mai? Io cerco di non sgarrare mai in fase di pre-gara, cioè dalle 2 settimane, 3 settimane prima. Prima in massa sì, mi congedo qualche sgarro, ma non troppi perché... Qua, perché dopo è un problema ritornare, ritornare al peso forma, al peso di prima, al peso di prima. Quante ore ti alleni al giorno? Allora, mi alleno 3 volte a settimana, 3 volte a settimana. 3 volte a settimana, se riusciamo anche 4, però col lavoro non riesco. Dalle 1 ora e mezza a 2 ore e mezza in palestra. Sì, io faccio anche football americano, ecco, con i Steelers Terni, sì, e lì ci alleniamo 3 ore al campo, quindi... E quindi voglio dire, e per il mantenimento? Per il mantenimento continui a mangiare, cerchi sempre di mangiare al meglio. Il mantenimento si va in palestra tranquillo, sì, poi grazie a Nardi che mi aiuta negli allenamenti, è lui che mi guida su quello che devo fare. Quanto sacrificio ti costa tutto questo? È abbastanza, via. Non si può sgarrare, non si può bere. Cerco di andare a dormire sempre presto. Ecco, infatti, quindi fai una vita regolare? Riposato, molto regolare, sì. È una vita regolare, no? Lavoro, allenamento. Ti pesa? E la ragazza. E ti pesa? No, perché tutto ciò ti pesa. Mi diverte, quindi non trovo divertimento nel facendolo, fare questo. Quindi ecco. Sono molto contento. Sei molto contento, quindi ti faccio un'ultima domanda. Ti sei posto degli obiettivi? Ti poni degli obiettivi? Dove vuoi arrivare? L'obiettivo, spero di l'anno prossimo, di accumulare buoni punti per arrivare magari al Mister Universo. Quello non ci conto perché è molto difficile, però quello potrebbe essere un obiettivo, sì, fare molte gare, almeno un percorso, insomma, sì, per anche fare esperienza, che è bello andare anche in giro, certo, per l'Italia. Solo questo, e noi te lo auguriamo. Grazie Francesco, grazie mille.